Ciao a tutti, adesso facciamo un nuovo video. Benvenuti ai nuovi iscritti. Adesso facciamo la palma. Questa è palma da datteri. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E 7 dall'altro lato. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E qua si taglia. E adesso lavoriamo questa qua. Prima si aprono tutti. Due. Tre. Abbiamo preso il cuore di palma, un pezzettino, e ora si inizia a 5 a 5. Uno si lascia, si fa uno, così. Uno si lascia pure dall'altra parte. Lo lasciamo, sì. E sono 5, 1, 2, 3, 4, 5. Adesso intrecciamo, intreccio al rovescio. Uno di qua e uno dall'altro lato. Un altro ancora e questo è l'ultimo e poi si blocca così. Si mette qua dentro. Questo si mette, si chiude questo, si piega, si mette qua. Poi questo e abbiamo finito il primo. E questi si possono pure tagliare, solo le punte. Non tagliamo tanto. Questo è anche da questo lato. 5. 1, 2, 3, 4 e 5. E chiudiamo pure. Così si gira. 1, 2. Qua si schiaccia, portando. Ancora possiamo fare. Questo diventa l'ultimo. Si piega sopra e sopra. Questo si piega sopra e sopra. Poi questo si gira così. Questo è forza di questo lato. Piegatura, l'ultimo, così. E tagliamo come altri.
facciamo l'altro. Uno si lascia e l'altro lavora. Uno, due, tre, quattro, un altro. Così. E c'è. Allora, questo lato qua, dalla parte ci sono tre. Gira così. Questo intreccio si può chiamare anche a cravatta o a rovescio. Questo va di sopra e questo va sopra qua. Questo sopra di questo qua, l'ultimo che ho fatto. Sempre stesso modo. Si chiude pure. Questo chiudiamo qua. L'importante è la piegatura, così schiacciare, perché non ritorna più indietro. Qua dentro questo. Sempre la piegatura. Poi tagliamo questo qua. Uno, due, tre, quattro. L'ultimo adesso dobbiamo fare. Questo si piega, questo scende così. Questa piegatura qua. Adesso chiudiamo. Questo si è tagliato.
e abbiamo fatto la scala. E abbiamo finito la palma. Questa qua è la scala a 5, 1, 2, 3, 4 e 5. Tutti multipli di 5. Grazie a tutti e voglio ringraziare anche i nuovi iscritti. Aspettate il prossimo video che devo fare un'altra cosa. Vediamo, faccio un portatovaglioli sempre di palma. Alla prossima.